per alzata di mano, non c'è problema, è più semplice anche diciamo, esprimere come fare una dichiarazione di voto privatamente, dicendo che siamo favorevoli perché in questo modo comunque diciamo, anche normale questa ulteriore fattispecie di impianto che esiste e di fatto sul nostro territorio comunale, quindi riteniamo che sia una proposta valida. Thank you.
passata c'è stata questa dialettica. Sul fatto della metro, io ritengo che per dobbiamo fare chiarezza, spesso questi artisti che danno virtuosismo all'interno, è molto bello all'interno ascoltarli, c'è una cassa armonica molto bella, però dovremmo fare pure pace con il cervello, per me sono un valore aggiunto.
disponere un computer per leggere ad alta voce il contenuto sullo schermo di un PC. Una persona affetta da disabilità fisica può liberarsi dall'isolamento e dalla solitudine. Una persona con una grave forma di afasia può comunicare attraverso un computer parlante. Ho portato qualche esempio di nuove tecnologie. Perché, ad esempio, ho una mano soltanto, sono stati concepiti da uno studente di disegno industriale due prototipi, un tagliere dotato di fermi per rendere stabili gli alimenti da tagliare ed un tappetino per lavare le stoviglie con una superficie in silicone, adatta a tenere fermi i piatti durante il lavaggio. Altro esempio, uno scooter, pensato come soluzione ai problemi di mobilità delle persone anziane. Il riferimento da cui trae ispirazione sono i piccoli monopattini a spinta che vediamo sempre più presenti nelle nostre città, ma le cui caratteristiche tradizionali ne sono state associate altre per venire incontro al target di riferimento. Dotato di tre ruote per una maggiore stabilità, lo scooter ha anche il cestino posizionato nella parte anteriore per garantire la massima sicurezza. Si muove solo quando viene rilasciato il freno. Può essere dotato di un seggiolino e persino di un motore elettrico. Un'altra possibilità interessante è quella di registrare i percorsi effettuati e quindi insegnare allo scooter i punti critici del territorio. Un altro esempio è se il touch screen diventa un braille screen, tutto diventa possibile. Un telefono che si propone di dare accesso al mondo della telefonia intelligente anche a persone non vedenti. Il telefono è dotato di una superficie braille che cambia e si adatta alle varie informazioni. In alternativa è dotato anche di cuffie che trasmettono a chi non è in grado di vedere tutta una serie di istruzioni vocali su ciò che il telefonino sta facendo o è in grado di fare. Un altro esempio è un prototipo di bastone realizzato da uno studente dell'Università di Manchester per aiutare chi ha menomazioni alla vista a muoversi più agilmente nel mondo che lo circonda. Esattamente come succede con la tecnologia di cui sono dotate molte automobili, quando in fase di parcheggio si segnalano che il veicolo sta andando vicino ad un ostacolo, grazie ai sensori incorporati nella sfera posta alla sua estremità inferiore, avverte tramite una serie di suoni la vicinanza di oggetti.
informazione. Il danno risultante da questa non informazione è grande, sia per quanti sono vittime di questa esclusione, sia per la società nella sua interezza. Al di là dei problemi più ampi, quali il bisogno economico, l'istruzione è la difficoltà di reperire gli strumenti adatti, un problema fondamentale che non esiste abbastanza consapevolezza, forse all'interno delle stesse categorie deboli, che molta dell'informazione che per il resto della popolazione è scontata non è messa a disposizione, disseminata in maniera accessibile e usabile da chi è affetto da disabilità fisica, sensoriale, cognitiva o è solo anziano. Sebbene le tecnologie dell'informazione abbiano creato nuove straordinarie opportunità per molti, hanno eretto nuove barriere di accesso per altri. Queste limitazioni sono spesso inutili, poiché nella maggior parte dei casi la tecnologia ha in sé la risposta e può essere adattata con un minimo sforzo dell'industria, del commercio e della pubblica amministrazione. Il Consiglio del Municipio 7 impegna la Presidente e l'Assessore di competenza ad attivarsi per la promozione e diffusione relativa all'uso delle nuove tecnologie a favore dei disabili, ad organizzare specifici percorsi di informazione, formazione per migliorare la professionalità degli operatori nei servizi territoriali, ad organizzare percorsi di informazione, formazione del personale docente nell'uso delle nuove tecnologie generali e specialistiche per promuovere l'equità nelle opportunità educative. Grazie. Altri interventi? Ci sono interventi? No. Lei vuole fare un intervento? Un altro intervento? No. Dichiarazioni di voto? No. Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Sereno, sano, come dovrebbe essere questa gioventù, quindi in questo senso mi